Shane, ammettilo che anche tu ogni volta che fai la cacca passi un sacco di tempo a guardare TikTok. Vero, pensavo guardare la cacca. Come fai, bro? Tipo ti guardi sotto mentre... Guardi in basso, bro, cioè. Comunque, cacca o non cacca, oggi proveremo a vedere se i trucchetti assurdi, le tattiche incredibili e le hack rack funzionano su TikTok, su Fortnite. Tipo questo bro che ci dice di premere quadrato in un posto strano. Nel nulla, che esatto, non ci spiega nulla. E adesso vediamo se funzionano. Mettete mi piace, vi prego. E poi non sembra incollato, cioè è proprio là. E lì non è photoshoppato per niente, bro. No, startup. Prendi il controller e si parte. Ma sopra prima tutto, per sopra, vi ricordo che se inserite il codice Shiko in supporto a un creatore su Fortnite e ci taggate in una storia su Instagram in cui shoppate qualsiasi cosa nello shop, noi reposteremo la storia e in più risponderemo ai vostri messaggi tutti i giorni. Ok, iniziamo con il primo TikTok e poi andiamo subito a vedere come si fa e se funziona. Noi facciamo la prova per voi, ragazzi, quindi vediamo. Premi quadrato. Risparmiamo tempo. Oddio, anche la schermata. Ho già visto una stupidata. Allora, lui adesso è su fondazione, ok? Guarda bene che la mano gli passa sotto a questa registrazione. Bro, ma sei un genio di Photoshop. Andiamo a provarci per scrupolo. Succederà sicuramente qualcosa. La mappa trema. Sì, tocca il collo di fondazione e la mappa trema. Andiamo a provare. Ok, ragazzi, vediamo se c'è al 100% questo bottone misterioso che fa vibrare tutta la mappa. C'è sicuramente, guarda. Già lo vedo, bro. Guarda, me lo sento. Non è che io sono già stato 1000 volte in questo posto ma me lo sono sicuramente perso, bro. È perché già lo vedo. Allora, era sul collo dalla parte opposta. Quindi qui. Eccolo! Ce ne sono un sacco. L'hai guarda trovato? Quanti bottoni devo premere? Ma forse è perché devo mettere il controller. Non ho neanche il cavo del controller. Ma sono sicuro che è perché non ho il cavo. Se no ci sarebbe... queste cose sono stupide. Io vado giù, bro. E poi guardava qui e tremava tutto. Guarda, guardate, ragazzi. Ah, Shane, ho capito. Guarda, è questo. Devi schiacciare il tasto. Dov'è? Voi non lo vedete, ma c'è. Tasto. Sì, poi vai qua e guardate che trema tutto. Ah, ho capito. È sicuramente per il gioco, bro. Aiuto. Comunque non è giusto che tanti provano a prenderci in giro, perché questi qui sono furbetti, perché sfruttano il fatto che sei su TikTok per farti mettere like. Beh, e salvarlo. O se no, noi siamo qui apposta. Più volte perché non hai capito. Esatto. Ok, vediamo lui. Competitive tips. I 5 tipi di tunnel. Oddio, questo lo so fare. Lo so fare, bro. Ok, questo allora lo proviamo. Ok, se lo so fare. Quello dritto, cioè tutto senza il muro davanti. Praticamente non... esatto. Poi c'è il full step. Questo, bro, questo io sono il numero uno a fare questo. Questo qua anch'io. Questo sono bravissimo. Ah, questo è quello per risparmiare i materiali. Risparmare Però dai, almeno questi sono buoni consigli. In salita. Questo qua, boh. Oh mio Dio, devi mettere due scale e due pareti. È difficilissimo. Allora, ve li faccio vedere tutti e sono mega facili tutti. Ma l'ultimo forse no. Proviamo. E il bello è che questi sono davvero utili in competitive. E anche in pubblica. Ok, ragazzi, allora, proviamoli tutti quanti. Il primo è così. Ed è facilissimo. Praticamente pavimento, pavimento e due muri. Pavimento, pavimento e due muri. Ed è molto facile. Che tra l'altro si può mettere anche il muro, ma è più difficile. Poi il secondo, bro. Fallo vedere. Vai, tu, bro. Ma io non li so fare. Io so fare solo quello più difficile. Che pisellino. Allora, così, così. In beta così, ci metterei un secondo a imparare. Cioè ci metto di più a fare. Esatto, fammi provare. Bro, ma ci vuole di più a fare quello. Cioè, guarda a fare questo qui quanto ci metti. Tantissimo. Raga, cioè, allora vi do un consiglio. È più facile fare il nostro. Al posto che fare questo, fate prima metterlo davvero il muro e poi editarlo. Ma magari uno è lento a editare, bro. Prova quello della scala, quello della scala è figo. Aspetta, aspetta, devo provare il mio tunnel normale. Ok, devo essere pratico. Vado, raga, questo è il tunnel più importante. Non confermo l'edit. Ma hai visto, lo seleziono ma non lo confermo. Beh, comunque io questo in partita, raga, lo uso tantissimo. Guarda, mentre tunnelo tu puoi fare quello che vuoi, ma tanto non riesci a prendermi. Guarda. È già il terzo caricatore che hai sprecato. Sì. Comunque facciamo quello semplificato, che secondo me è il più difficile, bro. Cioè, no, guarda, a me viene stra bene. Guarda. Tutum, tum, tutum. E questo ti permette di fare, di usare pochi materiali. Quindi metti piattaforma, quando muro sai scala. Che non c'è nessuno davanti, puoi. Piattaforma, muro scala. Piattaforma, muro scala. Piattaforma, muro scala.
Piattaforma monoscala. Piattaforma monoscala. Piattaforma monoscala. È molto figo questo. E poi c'è il più difficile. Cioè tu devi fare, sei boxato e inizi a tunnellare e fai sopra sotto destra sinistra, sopra sotto destra sinistra. Intanto ti sparano. No, ma è impossibile. No, quello verso l'alto. Fanno in tempo a spararti, bro. Devi fare doppio 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 doppio. Doppio 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 doppio. Ogni tanto mi metto un muro davanti, però è fattibile, raga, con un po' di allenamento. E fare sì, ma questo qua è il più difficile, è il tunnel che sappiamo fare noi. Io l'ho imparato, tutte le robe che ho imparato l'ho imparato perché, cioè, tipo fai tatatatam, 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 tatatatam. Oh mio Dio, me ne sono venuti tipo 7 di fila. Tanto in pubblica, raga, anche se non ve ne viene uno che fate tipo 3 volte così, mica vi sparano, cioè. Se fate così, tipo, no, e lasciate un buco, non è che vi prendono proprio da quel buchino qua. Quindi, tunnel approvati! Un consiglio per fare lo sliding. Ok, mette la scala. Ma cosa fa? Ma, cioè, rompe il muro e poi scivola. Non ho capito. Allora, scende dalla scala, rompe il muro e pum! E niente, ed entra. Cioè, cioè, devi fare una scala e scendere. È tipo il vecchio modo per pushare, ma lo fai scivolando. Non mi sembra molto. Non lo so. È tipo un po' lento il fatto quando scivoli. Boh, bro, ma adesso ci proviamo. Vede la scala e se l'aspetta. No, forse come sì. Come no? Vedo uno che mi scivola addosso. Vabbè, boh, proviamo. Proviamo. Ok, ragazzi, il nostro obiettivo adesso è trovare qualcuno per poterlo pushare con la tecnica quella lì. Che quindi devi fare così praticamente. Guarda, così. Però il muro non deve essere al 100%. Ma no, ho sbagliato, l'ho editato. Vabbè, proveremo in partita. Bro, sai cosa? Secondo me, per farlo funzionare questo metodo, che secondo me non è molto comodo, lo facciamo in due. Così un nemico guarda da una parte e uno dall'altra. No, ho sbagliato, così un nemico o guarda da una parte o dall'altra. C'è un tipo. Arrivo. Ok, proviamo la tattica. È proprio qua, bro. Vai, tu distrailo, io lo pusho. È più di uno, bro. Ah sì, sono in tanti, allora faccio così. Ma dove sono finiti? Li ho sentiti andare via con le cose di Spider-Man. Ma dai, bro, ma avevano paura. È perché la tattica è troppo forte. Ma mi sa che ho sentito un nemico. Eccolo! Dove, bro? Oh sì! Ma vola! Comunque è difficilissimo in questo meta pushare. È sopra qua. Un attimo, bro, c'è un altro sopra un'altra montagna. Safe, vai verso la safe. Dobbiamo riuscire solo a pushare un nemico. Ma com'è possibile che è così difficile? C'è un tipo da me. Arrivo! Ok, vado da quello boxato. Ce la faccio. Morto uno, bro. E dai, boxati. Sto aspettando che si boxi, non ho più materiali io. Ma dai, ma sei suicidato! È morto, bravissimo, bro! No, lasciami su così, ti prego! No, 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 no! Facciamo cadere l'albero! Faccio io! Vai, ma io devo riuscire a pusharne uno, raga, ma... Praticamente il consiglio è inutile perché non si pusha più con i box. Cioè, quante volte trovi un nemico che si boxa? Ci sta pushando con le ragnatele, bro. Ah! Che rabbia, ma è impossibile! Ti prego, vieni a lessarmi, bro. Ho una missione, non riesco a trovare un nemico che si boxi. Ma cioè, ma tipo che arriviamo in endgame per un esperimento? Ok, siamo salvi. Hai delle bende per me, bro? Aia! Non siamo salvi. Ho una jump. Ci provo io. Fallo tu per me, ti prego, perché sto impazzendo. Tranquillo. Sì, vai, devi pushare uno boxato. Non è difficile. E comunque è il consiglio più inutile che abbia mai sentito. Fallo boxare, fallo boxare. Fallo boxare col pisellino. Oh mio Dio, no. Ma ti sei boxato tu. Oh mio Dio. lo proviamo la volta prossima. Scrivetemi nei commenti. Prossimo anno. Scrivetemi nei commenti se secondo voi è fattibile. Io, raga, credo che già solo settare una roba così in una pubblica normale è impossibile. Quando mai ti verrà in mente di usarlo? No, in creativa forse sì. Ok, vediamo questo che dice di avere un trucco per l'esperienza. Sì. Ma ok, entri nella. Cioè, raga, allora, prima di tutto, ancora prima di prendere l'esperienza segreta di Natale di 96.000 punti esperienza, magari queste cose funzionano, ma dovete stare super attenti perché vi bannano. Ma no, questa cosa non funziona sicuro. Cioè, secondo me no, sembra vero, non sembra photoshoppato, ma non dovrebbe funzionare. Però noi ci proviamo e raga, il problema è che Fortnite banna, quindi non fatelo. E il fatto che tutti
questa season cerchino un milione di modi per fare esperienza, vuol dire che l'Epic non è da abbastanza, quindi mamma Epic dacci exp. Faccio una... andiamoci, proviamo. Ok ragazzi, io spero di non venire bannato, lo faccio solo per farvi vedere che tanto sono tutte cose finte. Non funziona. Allora, usa la console 0563 6987 6084. Ma non esiste. Beh, raga, è ancora quella... più una scammata. Neanche esiste la mappa. Ma dai, ma ragazzi, ecco, lo sapevo. Non seguite mai TikTok che vi dicono di prendere esperienza infinita gratis, assurda, ve lo prometto. Venite bannati e guardate, sono isole finte. Guarda, io bevo piuttosto. 0563 6987 6084. Era finta. Non è possibile. Non è possibile. Bro, questo è vero. Questo sembra vero. Sì, sì. Sono tutti verissimi, grandi. È proprio mega vero, bro, ma guarda. Cioè, non è minimamente ritagliato con le forbici. Proviamo, cavolo, secondo me questo... No, è una stupidata. Non fatelo, non andateci lì. Tra l'altro è nello stesso punto in cui c'era l'altro, raga. Guardate il nostro scorso video di TikTok. Bro, sono tutti là. Cioè, è incredibile. È proprio il luogo dei premi. Ragazzi, non ascoltate mai questi tipi, vi prendono in giro. E per ora noi non possiamo far altro che salutarvi e ringraziarvi, perché nel commento ci becchiamo il prossimo video. Vi ricordo di seguirci su Instagram e di iscrivervi al canale, sì, perché noi guardiamo tutti i TikTok per voi. Shane saluta. Bella. Ah, che sei qua sopra. Ciao. Bella.